Salve amici e benvenuti sul Flusso di Coscienza, il canale per una mente aperta, pensante e curiosa. Se vi piacciono i nostri video, dateci un like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per non perdere i nostri video. Seguiteci anche su Facebook, Instagram e Twitter, hai il link qui sotto. E ricordatevi, l'unica cosa nuova al mondo è la storia che ancora non conosci. 432 Hz, la frequenza naturale dell'universo, che hanno deciso di non farci più ascoltare, ma che è in armonia con la natura ed è persino in grado di rigenerare il nostro DNA. Prima di tutto una premessa. La scienza di oggi ci dice che l'universo tutto è energia in vibrazione. Lo diceva Einstein stesso che tutto è energia e tutto quello che esiste. Il ritmo vibratorio di un oggetto, compreso il corpo umano, si chiama risonanza. E un suono è una vibrazione di un corpo elastico che si trasmette all'elemento circostante, aria, e si propaga attraverso condensazione e rarefazione molecolare periodiche a onda, vibrando per propensione non solo con gli strumenti della stessa nota, ma anche con i multipli e sottomultipli della sua frequenza. Si evince quindi che esiste uno stretto rapporto tra suono, armonia ed emozioni umane, ma questo chi non sapeva già? Quanti si emozionano per una canzone, si caricano di energia, si rilassano, addirittura si commuovono, direi praticamente tutti. Molti però ignorano che l'universo possiede qualcosa che possiamo definire un battito, che accompagna ogni cosa nella natura. Tutto in natura vibra a 432 Hz. Per fare degli esempi, il rumore del mare, la pioggia, il ronzio delle api, il fruscio delle piante, persino il battito cardiaco umano, ogni cosa è sintonizzata sui 432 Hz. Tutti suoni che normalmente rilassano e distendono, ma nonostante ciò, la maggior parte delle produzioni musicali esistenti, dall'anno 1939 in poi, vibra invece a frequenze incoerenti di accordi a 440 Hz. Strano, no? Il 99% delle produzioni musicali che ascoltiamo giornalmente attraverso i media, la radio, i nostri supporti fonografici, CD, DVD, in rete, qualsiasi cosa, hanno di base un'accordatura a 440 Hz. Ma chi l'ha deciso di spodestare l'armonica frequenza della natura dei 432 Hz per sostituirla con quella a 440? Nel 1939 il ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels impose il diapason a 440 Hz contro un referendum dei 25.000 musicisti in Francia contrari a questa scelta. Il nazista aveva notato che la musica a 440 Hz influenzava negativamente le masse, rendendole più manipolabili e più violente. Da allora, a macchia d'olio in tutto il mondo, si adottava una vibrazione quanto più lontana dalla natura. C'è da dire anche che nell'ultimo decennio moltissimi gruppi hanno fatto sperimentazioni con l'intonazione a 432 Hz, tra cui i Pink Floyd, i Tool, Mick Jagger, Rangers e Arcangel. Ma comunque, normalmente, la stragrande maggioranza dei musicisti purtroppo non lo fa. La musica a 432 Hz parla al cuore, codifica le cellule in maniera armonica e favorisce la nostra salute grazie alla recettività a questa frequenza da parte del nostro DNA, che produce così proteine integre per tutto il corpo. L'onda genetica che permette l'ipercomunicazione tra la specie umana è possibile solo con armonia a 432 Hz. Al contrario, quella a 440 blocca la nostra specie nella percezione di separazione e di alimentazione evolutiva. Se ascoltare musica quindi sincronizzate sulla frequenza del diapason armonico, quella della natura stessa dell'universo a 432 Hz, donerebbe beneficio all'intero pianeta e a chi lo abita. Ascoltare musica sincronizzate su un diapason disarmonico, quello comune,
con 340 Hz provoca logicamente dei danni causando stress, comportamenti negativi e instabilità emotiva. Ma cosa sono esattamente queste vibrazioni positive? La musica è una forma d'arte che piace veramente a tutti. Tra le tante manifestazioni dell'arte, questa è quella che trova ancoraggio in tutti. Esistono poi diversi stili musicali, ognuno di noi sceglie quello più consono e vicino ai suoi gusti, quello che risuona e vibra meglio con ciò che siamo, e quindi la musica vibra con noi. L'orecchiabilità di un brano o la familiarità di una musicista accade perché quella musica richiama la nostra stessa energia personale ed è in grado di influenzarla. Esistono musiche che possono modificare le nostre vibrazioni e allo stesso tempo esistono musiche che diventano curative, che fanno bene come la musica a 432 Hz. Se ognuno di noi è fatto di materia e la materia altro non è che energia, tutto ciò che risuona o non risuona con noi avrà per noi un impatto. Se qualcosa non ci piace, se un suono non ci convince, se un ambiente non ci sentiamo a nostro agio, significa che non c'è una vibrazione positiva tra noi e quello che ci circonda. La musica a 432 Hz cambia le frequenze intrinseche della musica. A livello di udito superficiale non avvertiamo grandi differenze, ma ad un livello più profondo la musica agisce e cambia i processi dell'intero organismo. Ma cosa accade veramente al corpo? Il corpo si riposa, si ripara, elimina le tossine e tensioni. Anche il sistema immunitario si rinforza e le emozioni si calmano. La mente, così difficile da domare e controllare, e il cervello stesso iniziano a produrre delle onde cerebrali estremamente benefiche, differenti da quelle emanate nella normale attività quotidiana. Queste onde sono chiamate onde alfa, in molti casi anche teta, misurabili con elettroencefalogramma. Queste fasi, i sensi e le percezioni esterne ed interne vengono amplificati in modo del tutto nuovo. Avviene un cambiamento interno automatico che cambia le produzioni interne ormonali e agisce sul sistema nervoso centrale. Il rilassamento permette quindi un maggior controllo sul corpo e sulla mente, aumentando la capacità di essere più attenti, più centrati e più reattivi in generale. Studi recenti dimostrano che per un apprendimento duraturo sono necessarie tutte quelle sostanze che il nostro corpo rilascia quando trascorriamo momenti ludici e divertenti. Cosa succede a livello corporeo esattamente? Il sistema nervoso libera sostanze ben conosciute con il nome di endorfine, le sostanze che vengono liberate per calmare il dolore dopo un allenamento sportivo o durante un'attività sessuale. A livello fisico, l'ascolto di una musica appropriata fa aumentare la produzione di ormoni quali l'adrenalina e la dopamina, che liberano le morfine naturali, endorfine, encefalofine e simili. Sotto l'aspetto medico, ognuno di loro ha una sua peculiarità funzionale curativa. Le endorfine provocano una diminuzione del dolore e della tensione fisica. Le encefalofine esaltano il sistema immunitario, stimolando una maggiore produzione di anticorpi. Le vibrazioni cosiddette buone, rilasciate dalla musica, stimolano la produzione di beta-endorfine, proteggendoci dai danni di stress e sovraccarico mentale. Questo è un effetto scientifico indiscusso della musica, dimostrato anche attraverso la scienza della cinematica, che vedremo più avanti. Se inoltre il suono della musica che ascoltiamo è calibrato alla frequenza della natura, cioè dei 432 Hz, il risultato è molto più amplificato e tangibile. L'intonazione a 432 Hz è la scala aurea, è la matematica. La musica è una scienza che deve avere regole certe. Queste devono essere da un principio evidente che non può essere conosciuta senza l'aiuto della matematica. Originariamente la musica faceva parte del quadrivium, l'ordinamento didattico in cui le quattro arti liberali, dette matematiche, ossia aritmetica, geometria, musica e astronomia, costituivano il corpus di istruzione superiore rispetto al trivium, le arti liberali, dette retoriche, corrispondenti a grammatica, logica e retorica. La posizione della musica fra le arti del quadrivium
rispondevano alla rappresentazione della forma mensis del tempo, che vedeva la musica come una scienza basata sulle leggi matematiche e fisico-acustiche e generata dall'aritmetica. Ai giorni nostri, invece, la musica è considerata come la regina delle arti, ma questo è dovuto al fatto che essa, sebbene sia parte della scienza delle vibrazioni, è stata sempre più segretata nello status di arte, limitando l'enorme influsso che avrebbe potuto esercitare sull'uomo e sull'ingegneria sociale. Non a caso i filosofi come Hegel, Schelling, Schopenhauer e Nietzsche collocano la musica in primo piano dei loro sistemi filosofici. Storicamente, i primi attacchi alla scienza musicale, in cui erano comprese lo studio delle armoniche e delle proporzioni insegnati dai giganti del pensiero come Pitagora e Platone, furono perpetrati dalla Chiesa Cattolica Romana. Nonostante la messa al bando dello studio delle armoniche e delle proporzioni, Papa Gregorio IX decise di bandire nella cosiddetta musica sacra il tritono, intervallo di quarta aumentata presente nel modo lidio, definendolo come intervallo del diavolo o diabolus in musica. Purtroppo anche durante l'illuminismo si continuò a boicottare la musica universalis. Scienziati come Galileo, Cartesio e Newton, per coesistenza e coerenza con l'egemonia della Chiesa, pubblicamente non mostrarono alcun interesse riguardo la armonica e la proporzione aurea, e questo antico sapere venne perduto dalle successive generazioni di scienziati fino ai giorni nostri. Di fatto, nel mainstream scientifico ufficiale solo ora si comincia a parlare dell'importanza delle armoniche e della proporzione aurea, quest'ultimo da poco è scoperta dalla scienza per l'importanza che riveste anche nelle dimensioni atomiche. Questo trend è condiviso anche da coloro che hanno rispolverato la geometria sacra e dei numeri di Fibonacci per utilizzarle nel compiere le analisi dei titoli in borsa. Del resto, la scienza del secolo scorso, inizialmente con l'equazione E uguale mc al quadrato e poi con la teoria delle stringhe, non a caso è giunta alla conclusione che il nostro mondo non è che un'immensa sinfonia di vibrazioni armoniche e disarmoniche e che la materia è solo il nostro modo di interpretare alcune di esse. In una recente intervista, Michio Kaku, fisico teorico cofondatore delle teorie dei campi e delle stringhe, ha dichiarato che la fisica è la legge dell'armonia di stringhe vibranti, la chimica sono le varie melodie che si possono suonare quando queste stringhe si scontrano l'una con l'altra. L'universo è una sinfonia di stringhe, appunto. Questo parallelismo tra musica e stringhe è più che legittimo, anche matematicamente parlando, e nel proseguo del mio articolo metterò in evidenza come i numeri 8 e 24, multipli di 8, impiegati nella funzione modulare della teoria del tutto, più accreditata nel mondo scientifico, facciano parte della matematica della vita e sono presenti nei protocolli della musica di Boseman e della scala aurea intonata in 432 Hz. Il sommo genio del Rinascimento, Leonardo da Vinci, che pochi sanno, fu anche un abile suonatore di lira, anticipò le moderne scoperte della meccanica quantistica e del moderno paradigma olografico con questo audace pensiero. Alle stesse leggi obbediscono le onde, sia dell'acqua, sia del suono, sia della luce. Si è dovuto arrivare al moderno paradigma olografico di David Bohm, fisico tra i più rivoluzionari del Novecento, e l'illustre neuroscienziano Carl Pribram per comprendere l'intuizione del genio vinciano. L'universo intero è prodotto di onde vibranti, compreso il nostro pensiero conscio e inconscio. Quando osserviamo il tracciato di un elettroencefalogramma, stiamo osservando uno spartito di pensiero a quattro voci, stato delta, teta, alfa e beta. Come quest'ultimo, definito stato ordinario di consapevolezza o di coscienza, sia una voce della realtà, ma certamente non l'unica. Ma in questo nostro attuale
medioevo tecnologico, dove la mente digitale crede ancora nel mito dell'oggettività scientifica e ancora seziona con un bisturi mentale arte e scienza, dove inevitabilmente la musica e lo scientismo continueranno a dimenticarsi che per generare suoni bisogna conoscere la proporzione aurea studiata dai giganti del pensiero, come Pitagora, Da Vinci, Bruno e Bohm. Continueranno a dimenticarsi che esiste un'intonazione scientifica con cui fare la musica e che la proporzione aurea non sono contemplate nel sistema temperato, dimenticandosi che il rapporto tra le note dovrebbe seguire gli stessi rapporti matematici che governano la produzione di molte specie, la filotassi e il nostro sistema solare, o se preferite il sistema Sol, La e Re. Negli ultimi anni in internet si è molto parlato dell'intonazione con la La corista a 432 Hz, presentandola a volte come se fosse una novità, usando slogan tipo «c'è una nuova frequenza nell'aria». Questa intonazione in realtà era già molto diffusa nel passato, molti teatri italiani ed europei la usavano già. Questa intonazione fu impiegata dai geni come Mozart, Beethoven, Verdi, eccetera, per comporre le loro immortali opere. L'intonazione a 440 Hz fu imposta alla prima conferenza internazionale organizzata dal ministro della propaganda nazista Joseph Paul Goebbels, che la presentò come un'intonazione ufficiale germanica. Ricercatori come Vassilators affermarono che già ai tempi delle imponenti parate non nazionalfasciste, i nazisti usavano l'infrasuone per creare stati di malessere diffuso tra la popolazione. L'intonazione a 440 Hz rispetto a quella a 432 Hz tende a stimolare maggiormente il sistema nervoso centrale e probabilmente già ai tempi dei nazisti era noto come le diverse intonazioni creassero diverse sensazioni e risposte fisiologiche negli ascoltatori. Anche la Chiesa sostenne un'intonazione più alta, congetturando che più fosse alta e più si sarebbe vicina a Dio. In Europa il La a 440 Hz fece la sua comparsa con le bande militari austriache e tedesche, ma nel 1917 sembra che l'American Federation of Musicians accettò il La a 440 Hz come un'intonazione standard e nel 1920 lo fece anche il governo degli Stati Uniti d'America. Solo nel settembre del 1938 la Commissione Acustica della Radio di Berlino richiese alla British Standard Association di organizzare un congresso a Londra per adoperare in campo internazionale l'intonazione a 440 Hz della radio tedesca e fu l'International Standardization Organization a porre al mondo intero il La a 440 Hz nel 1971. Questa intonazione fu ulteriormente riconosciuta sul piano giuridico da una delegazione nominata dal Consiglio d'Europa, nonostante un referendum attuato dai musicisti francesi contro l'impostazione di questa intonazione non naturale. Fin dall'antichità si era compreso che il corpo umano e la natura si basassero sulla sezione aurea. Il numero irrazionale, la cui approssimazione è di 0,618, è noto con il nome di numero aureo ed è definito il rapporto della sezione aurea e la proporzione aurea. Per LaRouche e per lo Schiller Institute, la stessa voce umana, oltre ad essere lo strumento base per la musica, è un vero e proprio processo vivente aureo. LaRouche ha rilevato come Da Vinci, attraverso i suoi studi morfologici, ha mostrato come tutti i processi viventi hanno una loro geometria interna basata sulla sezione aurea. Il Schiller Institute ha fatto un suo caposaldo il concetto che la musica è il prodotto della voce ancor prima della mente umana. Siccome la voce umana è la nostra mente, si basano sulla sezione aurea, anche la musica deve rispecchiare le forme geometriche dei suoi due genitori, invocando assieme al bel canto un'intonazione con la La del corista a 432 Hz, poiché questa è l'intonazione più consona al registro vocale umano. Ora,
Se ascoltiamo una musica basata sulla sezione aurea o la spirale aurea e intonata con la nostra biologia, sarebbe in qualche modo una musica per la vita, sia a livello biologico che percettivo, perché userebbe la stessa matematica di entrambi. Ora che sappiamo quali proporzioni usare per creare una scala musicale che tenga conto della nostra stessa biologia e del nostro ascolto logaritmico, non ci resta da capire a quali frequenze intonare ogni singola nota della stessa. Ora chiameremo in causa le ricerche di alcuni dei pionieri delle neuroscienze e degli studi delle frequenze sonore. Ci sono innumerevoli studi di laboratorio che hanno dimostrato che le onde sonore sono in grado di modificare la pressione sanguigna, la respirazione, il battito cardiaco, la resistenza elettrolica delle pelle, la sudorazione, la risposta neuroendocrina, la concentrazione e le onde cerebrali. Le onde ELF e le infrasuoni, ad esempio, sono le frequenze che maggiormente ci influenzano. Andrei Puharich, medico e pioniere della ricerca sull'elettrobiologia, scoprì che a queste frequenze le onde cerebrali attivano sia la capacità extrasensoriale sia la sincronizzazione bioemisferica, in grado di farci aumentare la predisposizione ad imparare, a essere più creativi e ad avere profonde intuizioni di natura scientifica, mistica o comportamentale. Puharich inoltre brevettò una tecnologia in grado di scindere le molecole dell'acqua con il suono. Fece numerosi esperimenti di elettrolisi con l'ausilio delle 8 Hz e dei suoi multipli di frequenza, creando dopo 3 giorni degli aminoacidi e forme primitive di proteine con la loro relativa bioluminescenza nell'acqua sterilizzata. Il connubio tra l'8 Hz e la fita è stato successivamente verificato da altri ricercatori, che scoprirono che la ghiandola pineale è attivata direttamente mediante l'emissione di un segnale ad 8 cicli per secondo, mentre la melatonina, uno degli ormoni prodotti da questa ghiandola endocrina, induce con un identico segnale la replicazione del DNA, rafforzando la riparazione del danno del DNA dovuto alla vecchiaia o perfino alla rigenerazione cellulare. L'epifisi inoltre favorisce il rilascio serotonico con azione antidepressiva, potenziando il sistema immunitario e del sistema nervoso centrale. Il dottor Robert Baker, nel suo libro Cross Currents, dimostrò che il calcio, elemento indispensabile anche nei processi di guarigione, è rilasciato a una frequenza di 16 cicli al secondo, ossia il primo multiplo delle 8 Hz, come rilevato dal dottor Dieter Broers dell'Istituto di Biofisica e del Dipartimento di Clinica Sperimentale dell'Università di Berlino e inventore del dispositivo MegaWave. Ha dichiarato che la pinolina prodotta dalla ghiandola pineale risuona a 8 Hz e potrà essere usato addirittura per il rimedio del cancro. Ho osservato questo processo per moltissimo tempo, ha dichiarato, finché non è stato confermato da studi condotti in tale ambito. Ora che abbiamo incominciato a comprendere l'importanza della frequenza numero di 8 e dei suoi multipli nella nostra biologia, dobbiamo constatare che la normale musica a 432 Hz è un diretto multiplo delle 8. Uno dei primi test fatti nel 2005 con la tecnologia Leo Mega Music, musica a 432 Hz ma composta con protocolli basati sulla matematica del pentaedro Esprinsky e parzialmente con la matematica delle 8 Hz di Ananda Bosman, è stato proprio il vedere se la musica a 432 Hz influiva sul sistema nervoso centrale. Il test fu fatto in modo privato da un docente universitario esperto di biofisica legato alle biotecnologie ambientali. Il docente, che al momento preferisce l'anonimato, scoprì che l'Omega Music era in grado di contrastare gli effetti dannosi dovuti ai campi elettromagnetici dell'ambiente, che abbassavano la presenza dell'acetilcolina.
Nell'istante in cui la persona ascoltava la musica di Bosman, veniva stimolato il rilascio di acetilcolina nel corpo, portando ad un livello ottimale il suono e il tono muscolare. Ma nel momento in cui la musica cessava, istantaneamente il tono muscolare calava e la persona tornava ad essere soggetta alla diminuzione dell'acetilcolina. Un veloce test sul tono muscolare e un prelievo del sangue fatto prima, durante e dopo l'ascolto della musica a 432 Hz di Bosman vi può dimostrare empiricamente come essa è in grado di influenzare il nostro sistema nervoso centrale. Come disse Lorenz Mielzer, allievo di Bach e fondatore di una società semisegreta di scienze musicali in cui militarono niente meno che Handel e lo stesso Bach, la musica è il suono della matematica. Ora torniamo alla cimatica, la scienza delle onde. Il nome cimatica deriva dal greco chima, cioè onda, e quindi lo studio che si occupa delle onde sonore. In principio era il verbo, dice anche la Bibbia, e ricordiamoci che il verbo è innanzitutto un suono. Ed in sanscrito è scritto nel Nadabarama: il mondo è suono. Risulta straordinaria inoltre l'assonanza fra la parola latina verbum, verbo, e la vibrazione. La cimatica è una scienza vecchia come il mondo. Se ne è parlato già nei testi Veda. L'universo è tutt'uno energetico manifestato dalle vibrazioni. Tutta la creazione è una sinfonia di suoni, di vibrazioni, in cui le singole parti si inseriscono attratte dalla risonanza con i suoni, i suoi simili. Quindi la cimatica è una scienza che studia le forme prodotte dalle onde, ossia dalle frequenze che possono essere vibratorie, sonore, elettromagnetiche, eccetera. Quindi parlare con un tono adatto può determinare vibrazioni recepibili anche dal DNA. Quindi un inciso o un parlare con tono adatto può determinare vibrazioni reperibili e recepibili anche dal DNA, con la possibilità di riprogrammazione dello stesso. Un'altra scoperta interessante rileva che i disegni che formano le onde prodotte dal suono ricordavano le strutture cellulari degli organismi viventi. Questo fa pensare che la vita è il risultato delle vibrazioni specifiche di ogni cellula. In altre parole, ogni cellula ha il suo suono, la sua nota. Il potere generativo fondamentale risiede nelle vibrazioni che, con la sua periodicità, sostiene i fenomeni e i loro due poli. Ad un polo abbiamo la forma, lo schema figurativo. In corrispondenza dell'altro polo troviamo il movimento, il processo dinamico. La vibrazione e periodicità come campo di fondo formano movimento come due poli, costituiscono un indivisibile insieme, anche se talvolta uno di essi può avere il predominio. Con lo studio della cimatica si ha la prova che le vibrazioni, il suono, influenzano la materia. Essa dimostra in modo sensazionale il rapporto tra forma e frequenza, rapporto che è alla base di tutto ciò che esiste. Il suono genera le forme e le recenti esperienze sul movimento ondulatorio confermano un nesso tra onde, sostanza e forma riguardante anche tutti gli organismi. Tutti gli studi e gli esperimenti condotti con l'utilizzo di frequenze d'onda confermano studi ed esperienze che risalgono all'antica civiltà, secondo le quali ogni suono, quindi ogni onda vibratoria, è in collegamento con una forma nello spazio ed essa generata e tenuta in vita e in movimento. Dalla stessa consapevolezza nasce con la famosa asserzione di Pitagora, per cui la geometria è musica solidificata. Guardate il tutto e arriverete a nuove comprensioni sui principi universali della natura. Anche noi dobbiamo vedere noi stessi come interezza che, in virtù di specifiche tonalità emotive, si accorda alla realtà esterna, scegliendo a ogni istante il ritmo e le melodie delle innumerevoli forme esperienziali dell'esistenza. D'altronde, stando alla natura onnipervasiva delle connessioni quantiche non locali e al di là dei limiti dello spazio e del tempo,
non dovrebbe sorprenderci il fatto che non soltanto siamo noi il suono della creazione, ma anche i musicisti che intonano, i compositori che co-creano, come noi, tutti noi suoniamo, così echeggiamo il mondo e l'universo intero, perché l'universo siamo noi. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e se il video vi è piaciuto dateci un like. Seguiteci anche su Facebook ed Instagram, ai link qui sotto. Buona visione sul nostro canale.